Prepariamo insieme i peperoni ripieni di pasta e tonno, in una versione più estiva e leggera, senza sughi e lunghe cotture. Iniziamo dai peperoni, quindi lavate i peperoni, eliminate il picciolo e la calotta e tagliateli a metà. Eliminate i filamenti bianchi e i semi, così. Disponete i peperoni su una teglia, condite con sale, pepe e un filo d'olio e quindi cuocete in forno o in friggitrice ad aria fino a quando non si saranno ammorbiditi, a 180 gradi per circa 20 minuti. Nel frattempo, siccome quei peperoni non si prestavano ad accogliere la pasta, io li ho tagliati a pezzettini e quindi li ho trasferiti in una ciotola e poi li ho cotti in padella con un filo d'olio e aglio, aggiustato di sale e pepe, mescolato, ho coperto con un coperchio aggiungendo un filo d'acqua e ho portato a cottura. Nel frattempo ho sfornato i peperoni. Quindi ho aggiunto i pomodorini al sughetto di peperoni, aggiustato di sale e pepe, tolto l'aglio, aggiunto un pochino di passata di pomodoro e ho lasciato cuocere a fuoco basso per circa 20 minuti fino ad ottenere questo sughetto. Quindi ho aggiunto i capperi, le olive e il tonno. Ho mescolato bene il tutto per amalgamare tutti gli ingredienti, fino ad ottenere questo sugo. Nel frattempo ho cotto la pasta e quindi l'ho aggiunta al condimento, aggiungendo anche del basilico, del formaggio grattugiato e della mozzarella. Naturalmente potete scegliere voi gli ingredienti da aggiungere, potete evitare di aggiungere la mozzarella e aggiungere un formaggio che è a vostro gradimento. Quindi ho farcito i peperoni. Io ho scelto delle penne rigate, ma voi potete scegliere la pasta che preferite. Belli abbondanti. Ecco tutta la pasta. Ho aggiunto ancora un po' di parmigiano o pecorino o grana, quello che preferite, e quindi ho coperto e ho cotto in forno a 180 gradi per circa 20 minuti fino a gratinatura. Ed ecco i nostri peperoni ripieni di tonno e pasta pronti. Eccoli qui. Lasciamo intiepidire e quindi possiamo servire. Spero che anche questa videoricetta vi sia piaciuta. Alla prossima. Ciao!